Pareggio casalingo per il Francavilla che impatta sull'1-1 contro il Manfredonia, rimanendo invischiato nelle zone basse della classifica, ma sicuramente un punto che diventa importante in quanto giunto in svantaggio in inferiorità numerica negli ultimi minuti di gioco. Francavilla con qualche assenza, assente anche medico per infortunio, squalificato Papa. Primo tempo non bello, in cui il primo spunto del Manfredonia al settimo, quando c'è un ottimo intervento difensivo da parte di Candida a chiudere su Trotte, che stava per calciare a rete da pochi passi. Al 22esimo ancora Manfredonia, corner da destra di Di Toro, prova il tiro campanella, poi sulla respinta in scivolata arriva Quaresimale mandando di pochissimo fuori da pochi passi. Al 29esimo ripiega per Francavilla Colluto, cross da destra in precaria coordinazione, va di destra Russo, palla fuori. Al 39esimo ancora per Francavilla avanza Ciraci per vie centrali, conclusione di sinistro 18 metri, palla non molto forte, blocca in tuffo il portiere della Torre. Secondo tempo decisamente più emozionante, già al quarto palla gol per il Manfredonia quando è nuovo entrato la Torre in area, tu per tu con Cito, prova il diagonale basso ma è ottimo a respingere in uscita il portiere Ivano Cito. Replica al sesto il Francavilla, cross molto teso dalla destra da parte di Colluto sul secondo palo, stacco di destra imperioso il difensore Lopetuso, palla però fuori clamorosamente da pochi passi. Ancora più netta la chance al nono per il Francavilla quando un cross teso dalla destra di Camposeo dal secondo palo diventa un assist invitante per Marinotti, sponda al centro di testa da due passi, Guarini manda incredibilmente tra le braccia del portiere. Al 23esimo però il Francavilla con un buco difensivo regala il vantaggio a Manfredonia, si inserisce Quaresimale nel buco tra Candida e Lopetuso, va a contatto in area di rigore per l'arbitro, il calcio di rigore e espulsione per Severio Candida, batte dal dischetto Di Toro, destro a spiazzare Ciso dai 1-0 per il Manfredonia. Al 30esimo chance simile quando Quaresimale si vola sul lancio dalla retrovia di Campanella, ma stavolta è bravissimo Camposeo a chiudere con un ripiegamento pulito. Quando ormai la partita sembra incanalarsi verso una sconfitta, al 43esimo pareggio Francavilla sui sviluppi di una punizione da tre quarti di Colluto, azione lunga e convulsa al termine della quale dal sinistra verso destra da due passi Guarini mette in rete il primo gol in eccellenza, dunque pareggio meritato per il Francavilla che però rimane ancora nelle zone basse della classifica.